Francis Cassolaro, che ci presenta appunto i sorrisi del Laos. Buonasera a tutti. Io sono Stefania Marinaglia e sono assolutamente onorata di fare questa presentazione a Francis. Quindi direi, vediamo prima il video e poi inizieremo la nostra chiacchierata. Ecco, questo è Francis. Francis è tutto questo e tanto di più, quindi non mi piace presentarlo come regista, teatrante, mimo, scrittore, ecco, non si riesce a inglobarlo e classificarlo con una sola parola, quindi questo video parla più di tante. Questa sera spero che possiamo comunicare ciò che è Francis, e sicuramente Francis è un uomo che ha esigenza veramente forte nella conoscenza, nell'esplorare. E vi leggo una delle prime pagine che è di questo libro fantastico, che vi consiglio di comprare all'uscita, perché attraverso queste parole che lui si esprime, ed esprime tutto ciò che è quello che è lui. Leggo: non voglio sciogliere i dipinti dei miei spazi emozionali per una vita programmata, fatti di equilibri urbani, senza sorprese e incognite. Non sono fatto per vivere storie in cui se ne conosce già la trama e il suo finale, ma per mondi in cui il cuore è più sapiente della mente. Racconti e immagini saranno il canovaccio dell'anno a venire, dove il sorriso diventa pane quotidiano. Ecco, queste parole secondo me descrivono molto bene quella che è appunto la tua relazione con il viaggio, che già dal documentario che abbiamo visto e da questa introduzione si capisce che non è un viaggio convenzionale, prendo parto ed esploro, ma c'è un qualche cosa di più, e vorrei che ci parlassi di questa dimensione del viaggio e ciò che ti accompagna in questo. Pensavo di andare a portare sorrisi, poi ho capito che praticamente andavo a imparare a sorridere, e ho capito che sarei stato molto egoista a tenermi tutto per me, quindi ho cominciato a usare tantissime cose, ho cominciato a scrivere e poi ho cominciato a fare film, documentari e far partecipare le persone a questa cosa. Che mi piace guardare negli occhi le persone, mi piace abbracciarle, mi piace parlare d'amore. Mi piace rallentare i ritmi sociali, poi dopo ti rendi conto che un foulard che lo metti di sole per moda, cioè a me questo mi riparava dal sole, mi riparava dal freddo, potevo usarlo come filtro per l'acqua, per bere, potevo usarlo per caricare delle cose quando si rompeva una borsa oppure della legna da portare dietro, mi serviva per sedermi perché lo appendevo a due rami. Sono appassionato di tribalità, stanno per uscire cose interessantissime, ci sono diverse tribù che non conosciamo, ma che sono diciamo un po' il salvatore del pianeta. Direi ancora di più, daranno aria ai nostri figli. Leggendo il libro di Francis ci sono tre o quattro parole che rimangono stampate nella mente e soprattutto nel cuore, che sono sicuramente silenzio, leggerezza e sorrisi. E un'altra cosa che mi piacerebbe leggere con voi è la parte finale, in cui lui fa una riflessione finale in concomitanza del rientro. Quindi, per poter davvero capire il senso del nostro vivere bisogna necessariamente prendere le distanze con quello che la vita impone quotidianamente. Salire su un monte e guardare la propria città, casa e nebbia con una prospettiva diversa, ridimensionando il tuo angolo di mondo confuso. Ritrovando una dimensione di vita più vera, proiettare la coscienza verso il cielo per poi riscoprire il paradiso che è dentro il nostro cuore, fatto di infinita bellezza e dono d'amore. Non va lasciata seccare la sua rigogliosa natura, ma coltivato il movimento creativo interiore, rallentando il respiro ed entrando nei laboratori dei sogni, per scolpire il nostro presente affinché il nostro futuro diventi un'opera d'arte. Letto questo, abbastanza ti chiedi come fai poi a rientrare, quindi che cos'è il rientro per te? Rientro un trauma, però
c'è un desiderio forte di rientrare e donare tutto questo. Cioè, mi sta prendendo bene questa cosa del caffè letterario, queste cose. Ultima riflessione, domanda. Nel documentario l'abbiamo visto, tu ti sai molto esprimere attraverso il tuo corpo, hai questo dono e hai sicuramente anche studiato per potersi esprimere così. E c'è una cosa che racconti anche nel libro, che questa espressione corporea ti ha aiutato a comunicare con dei popoli che ovviamente non conoscono la tua lingua. E c'è una cosa che tu ami fare con i bimbi, sì, che è appunto questo famoso saluto del cuore, che ti chiederei di far vedere. Cioè, alla fine diventerete i protagonisti di questa cosa, diventerete la mia tribù, va bene? Mm-hmm.